Buon pomeriggio a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Tennis ovviamente, c'erano in programma le ultime partite di secondo turno per quanto riguarda gli uomini, Indian Wells ovviamente, Master 1000, mancava Berrettini per quanto riguarda l'Italia e Berrettini se la porta a casa di testa questa partita. Rientrava da un infortunio agli addominali, ovviamente, per fortuna non grave, però comunque è la prima partita del suo torneo, rientra appunto dall'infortunio ed è sempre difficile giocare in queste condizioni, quindi devi adattarti poi alla superficie, alle condizioni ambientali, all'avversario che tra l'altro ha veramente poco da perdere perché ha 18 anni, comunque ha già dimostrato di avere un gran bel carattere, parte sfavorito e quindi ha veramente poco da perdere rispetto ad un top 10, in questo caso appunto Matteo Berrettini. Quindi per tutti questi motivi è veramente importante questa vittoria. Poi si può discutere sul come sia arrivata, sul fatto che assolutamente non sia stato perfetto, eccetera, eccetera. Però sembrerà banale, ma la cosa migliore e la cosa più importante, scusate, era la vittoria in questo caso. Sembrerà veramente una cosa stupida. Uno dice, ok, cioè è ovvio che vincere, alla fine quello è l'importante, andare avanti nel torneo. Sì, però nella situazione in cui è Berrettini lo è ancora di più. Quindi ben ritrovati a tutti in questo nuovo video. Iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Che dire, Berrettini batte 2-1 Holger Rune, numero 86 ad inizio settimana del ranking ATP. 18 anni, danese, ovviamente che ripeto, ha già mostrato un gran bel carattere, ma già a partire dall'anno scorso. Berrettini che va avanti 4-1 nel primo parziale, senza fare cose straordinarie, ecco, però comunque sembra ok, dai. Primo set, la partita sembra si stia incanalando verso Berrettini, verso la direzione di Berrettini, però poi subisce un break Matteo e lì iniziano i veri problemi. Cioè, quello che ho avvertito io è il fatto che fosse molle in alcune situazioni, in alcuni colpi e non fosse proprio sicurissimo delle scelte, quindi un po' di insicurezza generale. Questo lo ha portato a sbagliare un pochino di più, a non essere troppo efficace con dei colpi, a farsi magari aggredire un po' troppo spesso. Poi è tutta una catena, cioè l'avversario vede che tu, perché se ne accorge, non è assolutamente stupido e quindi si carica ancora di più. Però nonostante questo, subisce il break Berrettini, poi ristrappa nuovamente il break a Rune, quindi anche Rune dimostra di essere un pochino acerbo, ma ci mancherebbe comunque. 18 anni, già in top 10, numero 86, sei in un Master 1000, sta giocando, ripeto, contro un top 10, numero 6 al mondo per la precisione, Matteo Berrettini, e quindi ci può stare tutto. E Matteo quindi strappa nuovamente il break e poi chiude 6-3 il primo parziale. Per quanto riguarda il secondo set, invece, lì aumentano tutti i problemi che ho detto prima, o almeno questa è la mia versione, cioè quello che ho avvertito io nel vedere il match, tra l'altro partita che ho finito di vedere veramente pochi minuti fa, un'ampia sintesi, non ho rivisto tutto il match, ma ho visto un'ampia sintesi, insomma. E nel secondo parziale stavo dicendo, comunque c'è un parziale equilibrio. C'è qualche pala break, due a favore di Berrettini che però non vengono sfruttate, una a favore di Rune. E Berrettini nel secondo set parte subito arrancando un pochino, cioè si vede che comunque non è che stia risolvendo quei problemi che aveva già avuto nel primo parziale. Quindi poi andando avanti arriva il momento che cade Matteo, insomma. E questo avviene proprio nell'ultimo game del secondo set. Eravamo on serve, Berrettini doveva servire per rimanere nel set, invece perde a 30 il servizio e quindi consegna a Rune, che ha poi anche il vantaggio di riniziare al servizio il secondo parziale e quindi l'inerzia sembra dalla propria parte. E inizia quindi il terzo set, lì però viene fuori la mentalità da top 10 di Berrettini, io credo sia uno dei suoi punti di forza più importanti, insomma. La mente, il saper rimanere
concentrato magari nei momenti importanti, nei momenti che contano. Certo, poi questo in una carriera non è che possa avvenire sempre, però maggiore è questa cosa all'interno della tua carriera e più soddisfazioni ti toglierai. Perché un Nadal della situazione sa, e l'abbiamo visto ieri nel match contro Korda, sa non abbattersi e cioè veramente il 95% delle volte si riesce a tirare su da situazioni che sembrano quasi impossibili. Ricorderete anche, insomma, nella finale dell'Australian Open contro uno come Medvedev che è carico a pallettoni, poi sì, lì calò anche Medvedev, però un Nadal che fa quella rimonta a 30 anni inoltrati vorrà dire qualche cosa a livello mentale anche, che abbia, cioè vuol dire assolutamente che ha una forza a livello mentale sovrumana quell'uomo. E Berrettini non dico sì assolutamente a livello di Nadal, però delle caratteristiche sotto questo punto di vista ce le ha e come. Quindi si porta avanti 3-1, rimarrà così il punteggio, diciamo, fino all'ultimo game. Ultimo game che però rispecchia un po' la partita di Matteo, una partita assolutamente non semplice. Infatti Berrettini prima di sfruttare il primo e unico match point di giornata deve annullare due palle break, e se Rune avesse strappato il break in quel momento a Berrettini non so come sarebbe finita, non lo so, però meno male insomma che a livello di testa Berrettini c'era e ha chiuso il match, quindi bravo per tutte le cose che ho detto fino a questo momento Matteo Berrettini, che avanza al terzo turno, quindi ai sedicesimi di finale, e affronterà Lloyd Harris. Tra l'altro, sulla strada di Berrettini, alla vigilia, lo avevamo detto anche qualche giorno fa, ci sarebbe potuto essere agli ottavi di finale Ožeraj Ljasim, quindi suo amico praticamente, che però viene in realtà eliminato da Botic van den Zandschulp, l'olandese che sta facendo comunque abbastanza bene in questo inizio di stagione, diciamo. L'anno scorso si era affacciato a tali livelli e quest'anno non è partito poi così male alla fine, ma già un risultato del genere ti svolta un po' l'inizio della stagione, perché batti un Ožeraj Ljasim che però è stata la controfigura di se stesso, perché ho visto uno spezzone di partita ieri sera, ma degli errori veramente brutti, ma non tanto a livello di scelta, proprio a livello tecnico, cioè palline buttate proprio un metro e mezzo oltre la riga di fondo, cioè errori anche grossolani, quindi non il miglior Aliassim assolutamente, però questo non toglie comunque meriti a Van den Zandschulp. Per quanto riguarda gli altri risultati, c'è l'eliminazione di Sasha Zverev, che perde al terzo 7-6 contro Tommy Paul, americano, ma gli americani sul proprio suolo sono veramente sempre, sempre pericolosi, cioè è un dato di fatto, ragazzi, è veramente un dato di fatto. Quindi, bravissimo Paul, e non ho visto il match, ma Zverev sicuramente non sarà contento, ma già ricordiamo è stato graziato a mio avviso e anche troppo dopo l'episodio che lo ha visto protagonista in negativo ad Acapulco, ricorderete. Poi Munar batte Carreño Busta, quindi altra testa di serie fatta fuori. Vince Dimitrov, vince De Minaur, vince Tiafoe abbastanza agevolmente, diciamo, doppio 6-4 sul compare Brandon Nakashima. E poi nella giornata o meglio, nella serata italiana, quindi dobbiamo andare tecnicamente ad un giorno prima, Rublev aveva battuto Kopfer, Bublik, un grande Bublik, cioè non è stato poi il solito Bublik, quello che cerca quasi esclusivamente lo spettacolo, eccetera, eccetera. Ma è stato anche un Bublik concreto contro Murray e lo batte 7-6, 6-3, sì, lo vado a vedere subito, ma sì, 7-6, 6-3, 11-9 il tiebreak del primo set, un tiebreak di un livello pazzesco, ma proprio spettacolare per essere spettacolare. Quindi contento di essermi trovato in quel momento a vedere Bublik-Murray, veramente. Grande tiebreak. E Schwartzman batte Rusuwuori 2-7-1, non però senza difficoltà. Vince Fritz, vince Isner contro Querrey, un classicone di stampelloni praticamente. Indovinate quanto è finita? 7-6, 7-6 per Isner, cioè ci si può veramente possiamo giocarci la casa su questi risultati quando ci sono Isner,
Opelka, lo stesso Querri, veramente. È una cosa già scritta in partenza. Viene eliminato Marin Cilic dopo quasi 3 ore di match da Miomir Kecmanovic. Questa non è che me la sarei aspettata più di tanto, sinceramente, perché anche il Kecmanovic, visto a Santiago comunque, su terra, non è stato un Kecmanovic sufficiente, secondo me. Poi, ovviamente, cambia superficie, eccetera, eccetera, quindi può succedere veramente di tutto. Quando c'è questo miscuglio di tornei, si passa dalla terra al cemento indoor, al cemento outdoor, quindi come è qui ad Indian Wells, può succedere veramente di tutto. E quindi risultati per certi versi, o meglio, alcuni risultati sorprendenti, ovviamente. Per quanto riguarda gli italiani, allora fammi andare a vedere, ma ci dovrebbe essere oggi il match della Paolini. Non so sinceramente a che ora, è dato non prima delle 22, ma si andrà più avanti, ovviamente. Paolini, che dopo aver eliminato Arina Sabalenka, se la vedrà contro la Svizzera Golubic e speriamo possa continuare, insomma, a fare bene sull'onda dell'entusiasmo. Ci sarà il match di Kvitova e vabbè, insomma, per quanto riguarda gli italiani abbiamo solamente Jasmine e quindi è quello ciò che ci interessa. Per quanto riguarda gli uomini, ovviamente si inizia sempre nella serata, ci sarà Alcaraz, ci sarà Medvedev contro Monfils, credo si legga Monfils, insomma, vabbè. Lui, Nadal, Evans, Opelka, Shapovalov, vediamo anche Nadal come reagirà, cioè se giocherà una partita di gran lunga migliore rispetto alla prima, in cui è resuscitato letteralmente e ne ho parlato nel video di ieri, se non erro, sì, mi confondo anche con i giorni, insomma. E poi, nella notte italiana, ci sarà Sinner, Bonzi, attenzione comunque, e basta, per quanto riguarda gli italiani, basta, insomma, quindi Sinner nella giornata di oggi per gli uomini e Jasmine Paolini per quanto riguarda le donne. Quindi questo è, ragazzi, grazie se mi avete seguito fino a qui, ma vi ho messo i capitoli, ovviamente, come sempre, iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti e grazie del supporto anche a tutti coloro che vedono i miei video e che mettono mi piace e che si iscrivono. Quindi forza azzurri sempre, al prossimo video!